Ritorna l'appuntamento con i libri, tra le righe incontro con l'autore. Oggi parliamo di Don Tonino Bello, questo libro edito dalla San Paolo, intitolato Don Tonino, Sentiero di Dio, con gli inediti degli scritti e dal carteggio. La prefazione di Don Luigi Ciotti, il libro è del dottor Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello. Salve, grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera, grazie a voi, grazie a lei. Don Tonino Bello è stato vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, dal 1985 presidente nazionale del movimento Pax Christi, pastore mite, umile accanto agli ultimi poveri, gli emarginati, gli immigrati. È morto il 20 aprile del 1993, ma ha lasciato un segno indelebile non solo nel suo paese, nella sua diocesi, nella sua Puglia, ma davvero in tutta Italia e non solo. La sua figura ha anche varcato i confini nazionali. Una curiosità, visto che il sottotitolo di questo libro è Con gli inediti dagli scritti e dal carteggio, quali sono gli inediti che ha riportato in questo libro, dottor Piccinni? Inediti sono rappresentati intanto da alcune omelie che Don Tonino, prima di diventare vescovo, aveva così tenuto ad Alessano durante alcune celebrazioni eucaristiche, e un carteggio anche con alcuni amici, alcune lettere con alcuni amici, con alcune persone, alcuni conoscenti, una lettera con Davide Maria Turoldo, con la risposta dello stesso, che per la verità questa era stata già pubblicata in un altro contesto, in un altro testo. Io ho voluto riprendere, credo di aver fatto molto bene, perché sostanzialmente i due erano legati da un'intensa amicizia, e soprattutto la profezia era per loro motivo di sintonia e di empatia. Posso chiederle che cosa ha scoperto o riscoperto della vita, del carisma e della spiritualità di Don Tonino Bello scrivendo questo libro, andando appunto a rileggersi il carteggio, gli scritti e le sue omelie? Guardi, io ho conosciuto Don Tonino, avevo l'età di 6-7 anni, e di fatto non l'ho più abbandonato, nel senso che lui è rimasto e ancora tranquillamente nella mia vita, è presente nella mia vita, è stato anche mio professore al liceo classico. E quando lui divenne vescovo a Molfetta, io studiavo medicina a Bari e spesso andavo a trovarlo a Molfetta, molto spesso. Tra l'altro, con lui una volta venni anche da voi a San Giovanni Rotondo, una volta siamo stati insieme ad Assisi, ma in diverse occasioni ho avuto la possibilità di incontrarlo e di frequentarlo. Questo è un testo che raccoglie una serie di miei interventi in questi 25 anni, perché della fondazione sono attualmente presidente, ma di fatto sono stato anche socio fondatore e ho ricoperto il ruolo anche di segretario e di vicepresidente. Insieme a questo ho voluto pubblicare appunto questi inediti che ci fanno incontrare un Don Tonino anche molto giovane, un Don Tonino molto... C'è nel linguaggio di Don Tonino una intensa teologia, una teologia di fondo molto importante, ma al tempo stesso risulta essere sempre un trascinatore degli uomini, si conferma essere un ponte con tra cielo e terra, nella sua passione per l'uomo e nella sua passione per Dio. Mi piace questa definizione che ha utilizzato, questo ponte tra cielo e terra. C'è anche la postfazione che è firmata da Marcello Bello, fratello di Don Tonino, che scrive: Vi premetto subito quale secondo me era il concetto di santità secondo il pensiero di mio fratello. Santi non si nasce, santi lo si diventa e tutti siamo chiamati alla santità, perché non è questo un processo selettivo ma una vocazione per tutti. Secondo lei, Don Tonino, questo
tutto quello, insomma, che poi è stato detto, scritto, ma anche quando era in vita, tutta questa attenzione nei suoi confronti, se l'aspettava, se la sarebbe aspettata, come viveva, immagino, anche questo grande attaccamento delle persone nei suoi confronti. Credo che siamo ancora in debito nei suoi confronti nel riconoscere quanto fosse grande nel cuore e nell'intelligenza. Quello che ha scritto Marcello, mi piace che lei ha ricordato la postfazione che io ho desiderato, perché con Marcello, che purtroppo da qualche mese non c'è più, abbiamo avuto un incontro molto intenso, siamo stati molto vicini. La morte non ha minimamente tolto nulla a questa amicizia, ma era un'amicizia che era tenuta insieme non soltanto da un rapporto personale, viveva anche di una luce riflessa, considerando che la luce di Don Tonino a noi due stava molto bene. Quanto Don Tonino pensasse a questa cosa, non lo so, credo che a lui non interessasse molto. Credo che il desiderio principale di Don Tonino fosse quello di rappresentare per tutti ogni giorno un motivo di speranza. Ci si incontrava con Don Tonino e si andava via sempre con il cuore aperto alla speranza, in qualsiasi momento della propria vita, della propria storia. Io credo che se lui oggi fosse con noi, anzi ancora oggi, quando lui ci parla, ci ricorda che dopo ogni diluvio c'è sempre l'arcobaleno. E mi piace ripetere questo, riprendere questo concetto, che è un concetto suo, perché è un concetto che lui ha espresso proprio nella vostra San Giovanni Rotondo il 30 ottobre del 1990, quando incontrò tantissimi giovani e lui volle essere per tutti appunto motivo di speranza. Una speranza però che va sempre organizzata, per cui anche io, quindi che richiede il nostro impegno come cristiani, il nostro impegno come uomini, il nostro impegno come cittadini. Oggi che ricorre, credo, il 50° anniversario della Giornata della Terra, ecco, Don Tonino ci avrebbe ricordato proprio questo, che amare la propria terra significa non soltanto amare Dio, perché la terra è il creato e è di fatto per tutti noi il primo trattato di teologia, ma al tempo stesso amare la terra significa amare gli uomini, perché noi oggi viviamo una condizione di difficoltà estrema, qual è quella della pandemia, che secondo gli scienziati è stata determinata dalle devastazioni ambientali. Per cui anche la Laudato Si, quell'enciclica importantissima, non nasce dal nulla. È per noi un testo da leggere, da studiare, da seguire, col quale pregare, ma dobbiamo renderci conto che alle spalle di questo testo, che prima di questo testo c'era stata c'è stata di fatto una ricerca di tanti uomini, di tanti scienziati, di tanti pastori, di tanti profeti che avevano individuato anche nella cura della terra, la cura dell'uomo, perché noi non possiamo vivere bene in una casa che è malata. Un concetto che è stato espresso dal Papa, ma che già Don Tonino aveva già sottolineato più volte Don Tonino, quando addirittura ci disse in maniera molto chiara che noi abbiamo avuto la terra, mi piace ripeterlo, questo concetto che ha espresso da voi a San Giovanni in quell'occasione. La terra ci è stata data in prestito dai figli e non in eredità dai padri. Questo significa che noi non la possiamo possedere, ma ci dobbiamo considerare inquilini. Quindi non è lecito nemmeno tracciare dei confini, perché il confine non lo ha voluto Dio. Il confine l'ha creato l'uomo, purtroppo con le guerre. Noi dobbiamo invece pensare a costruire una società di pace. Ecco perché, se pensiamo in questo senso, possiamo intravedere l'arcobaleno anche alla fine di questo diluvio.
la ringrazio anche per quest'altro ricordo che ci ha regalato negli anni 90, appunto qui a San Giovanni Rotondo, queste parole molto forti, cariche di speranza di Don Tonino Bello: dopo il diluvio c'è l'arcobaleno. Ha citato i giovani, quindi in quelle parole erano rivolte a loro, ha Certo. citato appunto i figli, il fatto che il mondo che viviamo lo abbiamo preso in prestito, e proprio nell'introduzione firmata da Don Luigi Ciotti, Don Luigi vuole proprio sottolineare il rapporto e l'amore che Don Tonino aveva nei confronti dei giovani, che quando gli dicevano il nostro futuro, lui obiettava con un punto di rabbia, quella rabbia che denota amore, che essi sono invece il nostro presente. Quindi, come dire, anche in questo caso, davvero il grande affetto, l'attaccamento che Don Tonino aveva nei confronti dei giovani, rivelato in tante occasioni. Sì, intanto io ho conosciuto Don Tonino quando ero un ragazzino, quando poi sono stato giovane ne ho apprezzato ancora di più la statura enorme, una statura che non significa avere di fronte una persona arrivata, ma la bellezza del rapporto con Don Tonino è stato il verificare che ogni uomo, quest'uomo cresceva nella fede, cresceva nella capacità, cresceva nello studio, cresceva nell'amore per il prossimo. Ed è sino al 20 aprile del 1993, è stato per noi una sorpresa di Dio. È stata una novità in stretta aderenza al Vangelo. Così l'abbiamo vissuto noi, Don Tonino. Già in vita abbiamo avuto la percezione che questo grande dono, questa grande sorpresa, era un dono, una sorpresa di Dio. E allora, per leggere appunto le sue parole, anche con questi scritti, alcuni scritti inediti e anche il carteggio con Padre Turoldo, vi consiglio il libro di Giancarlo Piccinni intitolato Don Tonino, Sentiero di Dio. Questo libro è edito dalla San Paolo e ringraziamo Dottor Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello, per essere stato con noi e per averci permesso oggi in questa puntata di ricordare, di fare memoria viva di Don Tonino Bello. Grazie.